Ancora insieme, ancora Golden Goal qui da Sorrento. È venuto il momento di portare qua insieme qualche collega. Sì, un po' di colleghi, soprattutto i colleghi che hanno vinto quest'anno il Birra Moretti Golden Goal. Allora comincerei subito con la prima categoria, premio Golden Goal al miglior giornalista dell'anno, Sara. Enrico Varriale. Enrico Varriale. Collega di Rai Sport, Stadio Sprint. Collega della Rai quest'anno, grandi ascolti per Enrico Varriale che ci raggiunge. Ciao, buonasera. Ciao Enrico, buonasera, complimenti buonasera naturalmente, complimenti per Golden Goal, miglior giornalista, immagino grande gioia, quest'anno stai facendo incetta di premi. Sì, è un anno positivo, sono molto contento perché è un premio oltretutto di carattere nazionale, ma che arriva nella mia terra, in Campania, e mi fa molto piacere anche per questo, mi fa piacere perché è un premio prestigioso, che condivido con dei premiati di grandissimo livello, mi ha fatto piacere incontrare qui Balotelli, Quagliarella, Walter Mazzari e altri che ancora saranno premiati, quindi sono particolarmente felice per questo riconoscimento. Poi questi divani questa sera diventano un po' come la nazionale dei giornalisti, perché metteremo insieme un po' tutti. Tutti insieme per, vabbè, l'obiettivo lo decideremo tra un po', però beh, sì. Rai, Mediaset, non quindi voglio svelare troppo, però insomma ci siamo tutti. Ovviamente Sky. C'è una sorpresa? No, c'è una sorpresa, innanzitutto beh, a premiare Enrico Varriale, è venuto il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che invitiamo evidentemente sul palco per il Golden Goal, miglior giornalista dell'anno. Enrico Varriale, eccolo qui, il presidente dell'ordine, poi con Enrico e con i colleghi che tra un poco arriveranno parleremo evidentemente di mondiali. Eccoci qua, buonasera, ciao presidente, ben arrivato. Buonasera, grazie. Buonasera. Riconoscimento importante per Enrico Varriale. Ecco qui il riconoscimento, sono particolarmente contento di darlo a Enrico Varriale, che è un collega che è partito qui dalle nostre TV regionali e si è imposto a livello nazionale ed è rimasto qui iscritto al nostro ordine, quindi è un orgoglio stasera dargli questo premio. Grazie. Gioca in grazie casa. Enrico Varriale, grazie presidente, buon proseguimento. Enrico, tu resti con noi sì sul divano, grazie presidente. Sì. Sara, che fa? Enrico viene da te? Viene da me? Ma sì. Ma sì. Sì, ma beh, cioè, me lo prendo io. Immagino. Allora, è il momento di una nuova categoria. Questa volta premiamo il miglior format televisivo dell'anno. Chi ha vinto, Sara? Ha vinto Alberto Brandi. Alberto Brandi. Evidentemente per la conduzione di Controcampo su Rete 4, Alberto Brandi che sta arrivando sul palco del Birra Moretti Golden Goal. Eccoci qua. Rai Mediaset, stiamo componendo il nostro divano. Carissimo Alberto, ben arrivato, come stai? Bene, bene, tutto bene. Grazie, grazie. Grande gioia. Miglior format a Controcampo, non ad Alberto Brandi. Alberto Brandi per Controcampo. Per Controcampo. Niente, è un premio che condivido con i curatori del programma, di conseguenza con Nicola Calatopoulos e Matteo Dotto, con tutta la redazione sportiva che è splendidamente rappresentata da Michela Calcagno e Daniele Garbo che sono qui con me. Ed è un premio che vorrei dedicare anche a due persone che mi hanno insegnato tempi e modi di far televisione, che sono Maurizio Mosca e Raimondo Vianello, che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella redazione di Sport Mediaset. E questo è davvero molto bello. A premiare Alberto Brandi c'è il capo allo sport del mattino, il premio Ussi alla migliore trasmissione televisiva, ad Alberto Brandi, e con noi il capo allo sport del mattino di Napoli, Toni Iavarone. Eccolo che arriva, presidente Ussi Campania Benemerito, è stato presidente dell'Ussi, eccolo qui, premio Golden Goal ad Alberto Brandi. Grazie, grazie. Complimenti. Naturalmente premio prestigioso anche per Alberto. Certo, Alberto è insieme con Enrico, insieme con tanti amici e colleghi, fanno del calcio un grande spettacolo e soprattutto fanno del calcio un avvenimento sempre più avvincente, insomma. Sono quelli che hanno proseguito la grande stagione dei talk show sportivi e sono anche forieri di grandi notizie. Molto spesso noi della carta stampata attingiamo dalle loro trasmissioni delle notizie che ci girano nell'aria di questi bellissimi studi televisivi.
Grazie. In questo momento siamo tutti un po' orfani, da questo momento. Beh, quando sì, non c'è tra il campionato e il mondiale siamo... È vero, è vero. Alberto, resta con noi, dai, stai con noi perché noi andiamo avanti, categoria ancora di premiati alla miglior idea televisiva di tutta la stagione. Chi vince, Sara? 0 euro per Marco Cattaneo. Che ci raggiunge... Ovviamente bisogna davvero fare i complimenti a Marco perché... Che condivide tra l'altro questa idea con Luca Marchetti, perché sono partiti in due e sono riusciti ad arrivare a Madrid senza spendere una lira. Un'idea straordinaria. Ciao Marco, come stai? Veramente un'idea meravigliosa hai avuto, sì, ragazzi. Sì, anche rischiosa perché Luca Marchetti doveva venire qua con me questa sera, è fermo ancora a Melignano. Al casello? Ce l'ha fatta, sì, 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 al casello. Perché anche per venire qua quindi oramai è lo stesso sì, metodo. Sì, perché ormai noi ci muoviamo soltanto a 0 euro, che è la cosa che abbiamo fatto da Milano a Madrid. E tra l'altro il messaggio lo volevamo lasciare anche lanciare all'azienda Sky, che ringraziamo per questa grande possibilità, e che non è che adesso si unirà anche Brandi, variati. Non è che adesso gli editori non pagano le trasferte, si va sempre a zero. Cioè Ugolini ci ha messo 16 giorni per venire da Milano a Sorrento, poveraccio. Quindi a piedi sì. E poi adesso c'è Johannesburg, anche questo oramai sarà. Sì, che adesso Bergomi sono. Sì, sono in Namibia, stanno sono arrivando. Partiti diciamo, 6 mesi sì, fa. Sempre con 0 euro. Sempre con 0 euro. Euro. Abbiamo ovviamente anche un filmato, credo, una piccola chicca, no, che abbiamo portato. Lo vediamo tra pochissimo, ah, Marco. Peccato. Lo vediamo tra pochissimo. Nel frattempo ti invito a restare con noi. A premiare, guarda, te lo cedo? Me lo regalate? Te lo regalo. Aspetta, vai. Però, perché a premiare prima ci vuole il premio. Marco, dai. Cattaneo, viene Gianni Di Marzio, che invitiamo sul palco del Golden Goal.